è interessante che Ilaria ha parlato pure lei al suo fine di fare rete, no? Perciò di unire queste buone pratiche, metterle insieme, no? E vedere qualcosa di molto più ampio. Questo fare rete però è applicabile anche su una vita sociale quasi, come fanno gli insetti, perciò nello stesso campo, nella stessa pista letteraria possiamo vedere delle api, possiamo vedere altre delle farfalle, qualsiasi altra cosa. L'abbiamo applicato un po' al regolamento del verde questa cosa, fare rete. Innanzitutto come? Garantendo una gestione condivisa di queste regole. Infatti adesso Giorgio Ossi ci parlerà della proposta di questo fare rete, come abbiamo applicato, di un comitato di cittadini, tecnici, che potrebbe garantire veramente quasi un sistema di qualità verso le operazioni dell'amministrazione pubblica, calato esattamente sopra la struttura amministrativa, perciò sopra i municipi, sopra la struttura centrale del Comune di Roma. Buongiorno a tutti, sono presidente del Comitato di Quartiere Tor Carbone. All'inizio mi sentivo un po' estraneo, sono un parvenuto. In realtà ho accolto proprio un anno fa lo stimolo lanciato dal presidente della Commissione Ambiente, Atos De Luca, e Stefano Marino, che al Parco San Paolo hanno convocato i cittadini e li hanno invitati, se qualcuno di voi è stato presente quella sera, a portare un contributo alla formulazione del regolamento del verde e del paesaggio urbano di Roma Capitale. Noi già eravamo entrati in possesso delle linee guida stese dalla stessa assessora Stefano Marino insieme ad Atos De Luca e ad altri componenti della al tempo opposizione. Comunque hanno tutti lavorato per l'elaborazione di un programma di lavoro in preparazione di un regolamento del verde di Roma Capitale, che ancora non esisteva e né esiste tuttora. Noi abbiamo preso molto seriamente questo impegno per una ragione specifica. Voi vi potreste chiedere che cosa c'entra il comitato di quartiere in questo consesso. Ebbene, il nostro comitato di quartiere è inserito in un'area di Roma di nuova edificazione, diciamo gli ultimi 20 anni, un'area di pregio che ha un parco abbastanza vasto, di circa una decina di ettari, al quale noi teniamo particolarmente, sia perché può essere utilizzato da noi tutti per il tempo libero, appunto per l'arricchimento del paesaggio, si affaccia e si unisce al parco dell'Appia e aderente alla via Reatina, e quindi è una in continuità con il parco dell'Appia, ed è gestito attualmente tuttora dal consorzio dei costruttori, che si chiama Consorzio Tor Carbone, che ha realizzato il piano di sviluppo urbanistico. È una zona di pregio perché il rapporto fra il costruito e l'area libera è di molto superiore agli standard che sono fissati normalmente. Abbiamo a disposizione circa il quadruplo dello spazio che normalmente la legge 1444 assegna come spazio minimo, e che alle volte sembra veramente un limite massimo per tante zone urbane italiane, non solo di Roma. Noi attualmente
paghiamo noi residenti, io sono uno dei residenti di questa area, paghiamo la manutenzione di questi spazi. E alla chiusura del consorzio, che pensiamo sia prossimo ormai, è costruito, è stato completato, le opere sono in consegna, il tutto passerà alla cura, tra virgolette, del comune, il quale notoriamente è squattrinato per tutta una serie di ragioni che molti di voi conoscono, e che quindi già ci ha comunicato che non potrà provvedere alla stessa manutenzione che noi finora siamo riusciti a garantire, con la finalità di poter ottenere in assegnazione dal comune l'intervento del rappresentante, della rappresentante dell'assessore in questo senso. È stato interessante perché parla di adozioni di aree. Allora, aree in adozione da parte di gruppi di cittadini o di enti o di organismi vari ce ne sono già state, però sono state tutte operazioni a atti singoli con interessi molto diversi. Noi vorremmo continuare a gestire il nostro verde, a curarlo, avendolo in formale affidamento dal comune, garantiti da alcune regole di base. Quali sono le regole di base? Sono quelle che siamo riusciti ad insinuare entro la legge sullo sviluppo degli spazi verdi urbani, la numero 10 del 2013. All'articolo 4 ci sono una serie di commi che noi, dico fortunosamente, siamo riusciti ad inserire proprio avendo traguardato quello che è la nostra necessità, cioè ottenere attraverso un affidamento formale la garanzia che il tutto poteva essere gestito da un organismo formato dai cittadini. E è inutile dire che queste situazioni sono, volendo, numerosissime nella città di Roma, potrebbero essere tantissime, potrebbero sopperire all'impossibilità dell'amministrazione comunale di fronteggiare una regolare manutenzione, perché noi ci siamo resi conto che il valore delle nostre aree è rappresentato anche dalla qualità del verde, e quindi ci attendavamo che una disposizione di legge portata in un regolamento cittadino consentisse, con un quorum di adesioni che la legge già prevede, la raccolta di contributi non volontari, perché c'è anche questo da dire, che finora queste esperienze o sono state finanziate da enti vari che per vari interessi volevano utilizzare degli spazi verdi, naturalmente d'accordo con l'amministrazione comunale, oppure erano un atto del tutto volontario che oggi c'è, domani non c'è. Noi abbiamo investito per ogni anno oltre 200.000 euro, diciamo negli ultimi 5 anni è stato molto superiore a 260.000 euro, nella manutenzione del nostro verde, che una quota, quando ne abbiamo parlato con l'ingegnere Cini, si è un po' meravigliato, devo dire, ha fatto quasi un salto sulla sedia su cui era seduto. Sì, perché noi teniamo i nostri spazi verdi e riteniamo che questa sia la formula vincente che consente di combinare sia l'interesse pubblico, l'interesse dell'amministrazione, che l'interesse dei singoli cittadini. Quindi siamo entrati in contatto con questa necessità, cioè di avere un regolamento per Roma Capitale, che del verde e del paesaggio urbano, che preveda gli atti formali che sono necessari per arrivare a questi affidamenti. La collaborazione che noi abbiamo dato aveva questo fine. Naturalmente ci siamo chiesti chi deve corrispondere con noi, e quindi ci siamo domandati come l'amministrazione comunale si sarebbe posta di fronte alle nostre necessità. Tra l'altro abbiamo anche un orto che copre un'area limitrofa, ma comunque fa sempre parte del nostro comprensorio, quindi eravamo doppiamente interessati a interessarci anche a come formalizzare l'assegnazione di un orto, e quindi quella parte del regolamento che riguarda gli orti di cui ha parlato Ilaria
rientrava nella nostra sfera di interesse, quindi la nostra collaborazione sarà interessata sotto questo profilo, però la finalità riteniamo che sia valida e che sia quella del bene complessivo che questo tipo di iniziative vanno sostenendo. Non la faccio troppo lunga perché è un nostro preciso interesse per noi tutti che abbiamo collaborato alla stesura del regolamento e a dare a questo regolamento anche una struttura di sua gestione che sia coerente sia con l'ampiezza dei problemi e delle necessità che deve affrontare, sia con l'individuazione dei rapporti tra i cittadini e l'amministrazione. E quindi abbiamo enucleato diversi punti del regolamento in cui si definiscono le responsabilità, gli ambiti di intervento, i rapporti con i cittadini. Abbiamo cercato, utilizzando le ampie competenze e le esperienze anche di altre città, in primis la città di Torino, che ha steso una, io l'ho definito la Bibbia del verde, molto completo, no? Cercando di portarlo in una realtà che è quella romana, che ha bisogno da un lato di individuare compiti e responsabilità e dall'altro di semplificare una gestione che è stata ed è tuttora molto caotica ed ha bisogno di opportuni chiarimenti che devono essere ricompresi nella stesura del regolamento. Quindi io lascerei il tutto sospeso in attesa che gli interventi stimolino un ulteriore approfondimento. Grazie a tutti, intanto. Volevo parlare, prima di lasciarvi delle domande, mancava una parola, no? Che era quella della didattica che abbiamo sentito. Di certo la didattica si è fatta in maniera no, spontanea o divisa, per me, secondo me serve a poco, serve a coltivare diciamo quel piccolo orto che abbiamo davanti. Questa didattica va fatta in una maniera no, coordinata, no? Buona l'esperienza dei LEA, no? Non so se siamo LEA, i centri comunali di formazione o quelli erano provinciali, o buona l'esperienza di Roma Natura. Poi un'altra esperienza utile che aveva proprio in seno al servizio giardini era quello della casa del giardinaggio, che era una realtà, diciamo, mi sembra che hanno progettato insieme a delle scuole, ai bambini delle scuole, facendo una metodologia molto particolare, che era quella della progettazione partecipata, cioè quindi andavano nella scuola, seminario agli insegnanti, con i bambini poi andavano a decidere la tipologia di piante, la tipologia di progetto che andavano a affrontare all'interno diciamo, della scuola. Hanno realizzato con l'ultima giunta Peltroni, credo, e poi dopo pure con la giunta Alemanno, una cinquantina, una sessantina di scuole in questa maniera. E sono disseminati diciamo, questi giardini didattici funzionali, non è che sono solamente espositivi, cioè non è che andiamo a creare un luogo no, espositivo, andiamo a creare un luogo interattivo dove andiamo a capire quelle regole e portarle diciamo, nella persona dei bambini, perciò quelle regole poi saranno funzionali a una crescita diciamo, no? Consapevole delle nuove generazioni, cosa che insomma, il progetto diciamo, del club delle farfalle di Roma ha approvato diciamo, su questo ambito della grande massima. Ecco, l'unica riflessione che mi veniva è che manca una strategia comune di didattica ambientale, no? C'era questo luogo, che era la casa del giardinaggio, che a mio avviso è reputato a fare questa cosa perché fa parte dell'amministrazione e quindi una continuità diciamo che la può dare solamente un'amministrazione comunale, non tanto no, la passione personale di ogni persona che poi dopo magari può affievolire o poi dopo non lo so, insomma, non ci saremo più, insomma, tante cose. Quindi diciamo l'amministrazione ci garantiva questa cosa con questo centro che adesso ancora è fermo perché l'hanno chiuso 2 anni fa e quindi è abbandonato a se stesso, non si fanno manutenzioni, non ci sono soldi per fare le manutenzioni, non c'è,
non c'è il personale deputato, diciamo, all'interno a fare questa didattica, personale interno del Comune di Roma, cioè persone, diciamo, che fanno quella mansione nel Comune di Roma, non valorizzate, allontanate, messe da parte. Questa è una cosa bruttissima, diciamo, tutto interno all'amministrazione. Spero sì, è vero, è vero. Spero, insomma, spero che si valorizzino delle persone interne al Comune di Roma capaci di fare questa didattica, perché ci mettono passione, no? E quindi quella è la cosa più importante. Quindi, diciamo, ripartiamo da questa fare rete, no? Da questa biodiversità, da riportare all'interno con la buona progettazione, la buona manutenzione, e poi dopo la didattica che diventa importante. Se avete delle domande o delle altre idee, diciamo, da portare all'interno, insomma, siamo ben accetti, diciamo, ad ascoltarvi. Una iniziativa parallela che potrebbe partire, che si lega all'attività di riciclo dei rifiuti, mettere in una casa che potrebbe essere quella del giardinaggio, ma anche in queste case del fruttale, una compostiera, insegnare appunto ai giovani a utilizzare i resti alimentari per produrre compost che poi produce fertilità e quindi poi biodiversità. Era già espressa nel regolamento del verde questa cosa, come anche per esempio quello di partire dall'esperienza, no, che ci raccontavi te, no, dell'abbassamento dei pesticidi e tutto quanto proprio dalle scuole. Perché non partire proprio da quell'attenzione piccola all'interno delle scuole, perciò a fare degli articolati d'appalto di manutenzione che rispettino, diciamo, queste regole, no? E perciò in maniera biologica, con tante altre attenzioni.